Trading Crypto, Trading Bitcoin, bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video ragazzi. Oggi facciamo un video veramente strafigo perché andiamo a creare una operazione, un trade su Luna Terra, perché sta facendo una figura di inversione veramente strafiga ragazzi, che vi spiegherò in questo video. Andiamo a fare questo trade, a impostare questa strategia long su Terra Luna se dovessero verificarsi alcune condizioni, e lo facciamo anche andando a utilizzare la piattaforma Atani, così vi spiegherò come si va ad inserire un ordine e come è più semplice farlo lì, perché sarà collegato al mio exchange di Bitfinex. Questo video, tra le altre cose ragazzi, viene fuori come primo video di una serie di video che parleranno di trading crypto e trading bitcoin, lezioni di trading, quindi un corso online, un corso totalmente free che verrà fatto settimana per settimana ragazzi, totalmente creato attraverso lezioni di trading come questo video che stiamo facendo oggi come primo video. Allora mi riprendo il mio bitcoin, lo lancio, vediamo che cosa esce. È uscito Bitcoin ragazzi, quindi saliamo da qui fino a Natale. Vabbè, prima di andare avanti ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ho già qui dietro quella che è la impostazione del grafico di Terra Luna e andiamo ad analizzare i punti che vi spiegherò in questo nuovo video, in questa lezione di trading. Quindi prima cosa, impostiamo l'operatività dandogli un obiettivo e uno scopo. Seconda cosa, andiamo sul grafico, facciamo le nostre analisi e poi inseriamo l'ordine sul strumento finanziario, che in questo caso è Terra. Ogni volta che registro un video succede qualcosa qui su questo tavolo, mi stava suonando e vibrando tutto il telefono. Va bene ragazzi, allora non la taglio questa parte perché è sempre figa fare vedere i back, i retroscena. Allora intanto ragazzi, primo punto fondamentale, il primo punto che noi dobbiamo andare ad analizzare quando costruiamo una strategia di trading. Ci sono due tipologie di investitori, quelli a BIP, così si suol dire, e i pro ragazzi. Non c'è nessuna categoria in mezzo. Lo so che sembra strano un po' quello che vi sto dicendo, però è esattamente così, perché gli investitori a BIP fanno le cose senza una pianificazione e senza un piano operativo, un po' come giocare a stratego a risico ragazzi. Se ci avete giocato, andate a creare quello che è il vostro piano, lo sviluppate un po' nella vostra mente o su carta e poi non andate a replicare sui mercati. Quindi gli investitori a BIP non hanno il piano, gli investitori pro hanno il piano. Vabbè, allora voi in questo momento magari vi chiederete, benissimo, allora in questo caso tutti sarebbero profittevoli. Non è così, perché anche un investitore pro io intendo che sta abbracciando la logica dell'investire o del fare trading sulle cripto e su Bitcoin, ma anche sui mercati old classici, in maniera professionale, deve semplicemente poi fare il suo percorso. Quindi si parte comunque con un approccio pro, poi a diventare magari bravissimi, per profittevoli e tutto il resto ci vuole un po' di tempo ragazzi. Okay, questo è ovvio, perché in tutte le cose sbagliando si impara, quindi learning by doing nel trading e negli investimenti è la prima cosa fondamentale. Prima si ci forma, prima si imposta mentalmente tutta la nostra mentalità e poi si va di learning by doing, facendo un po' anche i nostri errori sulla nostra pellaccia. Quindi differenza principale, questo corso ragazzi vi insegnerà a ragionare in versione pro, proprio perché andremo sempre ad impostare quelle che sono delle strategie e delle pianificazioni senza lasciare nulla un po' al caso, quindi avendo delle idee generali. Se vanno verso la nostra posizione, allora saremmo felici, andremo in take, altrimenti stop loss, trailing stop, e si riparte da capo. Il secondo punto di una strategia di trading è quella di creare un'idea generale, di avere un'idea generale su quello che è il nostro time frame di riferimento. Non tanto perché la scelta del time frame è fondamentale a livello operativo,
senza time frame, noi sbagliamo, con un time frame è giusto, l'altro è sbagliato. No, non è per questo, ragazzi, è perché abbiamo necessità di guardare sul grafico per fare trading e impostare la nostra strategia operativa su uno strumento finanziario. Abbiamo necessità di capire quale trend stiamo andando a cercare di cavalcare. Non si può mai guadagnare in nessuno strumento finanziario se non a favore di trend. Questa cosa è importantissima da comprendere, perché non si capisce questa logica, ragazzi. Trend is your friend, non soltanto perché nella testa vi si deve stampare questo messaggio, così non fate errori, non rischiate di perdere tutto il capitale, ma anche perché è l'unico modo di portare profitti a casa. Se infatti voi provate a comprare uno strumento finanziario che scende, ragazzi, non farete mai profitto fino a quando non inverte il trend. Quindi non c'è nessun modo di fare profitto con un'operazione long se non a favore di trend, quindi con un trend rialzista. Perciò la seconda cosa fondamentale è quella di andare a trovare il trend che vogliamo tradare. Il trend io l'ho sempre definito anche nei miei corsi di formazione, ragazzi, in queste lezioni ci saranno degli spuntoni che escono fuori dai miei corsi di formazione, l'ho sempre definito come un orizzonte temporale. Ci sono diversi trend nei mercati, possiamo avere dei trend che durano da qui ai prossimi 2 minuti, 10 minuti, possiamo avere dei trend che durano da qui ai prossimi 10 anni. Dobbiamo capire in quale strada stiamo andando, la montagna, la pianura, la discesa, il mare, dove volete voi, ragazzi, dove vi sentite più a vostro agio. Però qual è il trend che stiamo andando a cercare? Perché ogni trend ha una sua peculiarità. Se noi andiamo a utilizzare trend di brevissimo periodo, quindi time frame molto piccoli, per esempio il 15 minuti o il 30 minuti o il 5 minuti addirittura, che è per lo scalping, è impensabile che stiamo cercando dei trend che durano 2-3 mesi, un anno. Più che altro saremo lì a cercare dei trend o a vedere dei trend che durano un paio d'ore, ragazzi, ok? Quindi day trading. Se invece andiamo a cercare dei trend che magari ci piacciono un po' di più e diciamo, vai, io voglio un trend che almeno mi duri una decina di giorni, un mesetto, no? Allora, a quel punto non possiamo andare a utilizzare dei time frame bassi. Quindi il time frame come secondo punto fondamentale, ragazzi, è importante per definire il trend che stiamo cercando, l'obiettivo della nostra strategia. Voglio provare a stare su un trend che può durare da qui a qui. Questo è la logica, secondo punto fondamentale. Fatto questo, Ambaradan, fatto tutte queste riflessioni, andiamo sul grafico, perché la seconda parte della strategia si va a gestire tutta sul grafico, ragazzi, perché bisogna trovare quello che è un pattern che magari ci piace e andare un po' ad operare, quindi in maniera proprio manuale. Allora, qui intanto ho la piattaforma di Atani, ragazzi. Per chi di voi non sapesse cosa è Atani, facciamo una cosa, vi lascio in sulla mia testa quello che è il video di tutorial dove vi spiega tutto quello che fa la piattaforma Atani. In descrizione trovate il mio link, vi date una mano con i rep. Ovviamente, ragazzi, è una piattaforma che ci permette di operare direttamente dalla singola piattaforma sui nostri exchange senza doverci fare i vari log, eccetera. Quindi è molto interessante perché abbiamo in un'unica piattaforma quelle che sono tutti gli exchange. In questo caso qui ho messo su CoinEx, che è un exchange vecchio che utilizzavo tanti anni fa, ma ancora lì faccio alcune operazioni ogni tanto, e poi Bitfinex, che è invece quello che magari stavo utilizzando in Italia da un po'. Allora, per quanto riguarda questo tipo di operatività, andiamo a costruire su Bitfinex con il nostro la nostra cripto Luna USD, e qui ho utilizzato quello che è un grafico con un time frame di natura daily, perché quello che mi interessa in particolar modo non è una operazione di day trading, quindi non mi interessa andare lì a prendere dei trend che durano soltanto poche ore, ma in questo caso sto cercando dei trend che vadano anche a durare per un po' di giorni. In sostanza, per chi di voi mi segue anche dal punto di vista di analisi ciclica, quindi come analista ciclico,
Quando vado a fare operazione sul time frame daily, io cerco un'operatività che dura per un mese ciclico, quindi un mensile ciclico o anche un trimestrale ciclico. Questa è la logica fondamentale. Allora, su Luna, quello che facciamo in questo caso è andare prima a fare l'analisi del grafico per capire come è sistemato, dopodiché andiamo a operare. Vi mostro come inserire per esempio delle operazioni proprio nel lato compra, le metteremo insieme anche indicando quelli che sono i prezzi. Ovviamente ragazzi, inutile ribadirlo per la quindicesima volta, non sono così finanziari, il trading è estremamente rischioso, non dovete seguire alla cieca quello che fanno nessuno di persone nel web o di chiunque voi conosciate, dovete studiare, fare i compiti a casa, fare le vostre analisi e poi operare, non seguite nessuno, non do consigli finanziari e poi se a me cambia l'idea nella testa e voglio cancellare un'operazione non è che posso fare un altro video YouTube ragazzi, quindi magari la cancello io, lo comunico magari in Academy da me, ma non riesco magari a dirlo, quindi non copiate mai nessuno. Fatto il nostro super disclaimer generalizzato ragazzi, la cosa fondamentale che mi piace andare a indicare in questa strategia, vi faccio vedere quello che è un indicatore in crocio EMA. Questo incrocio EMA lo trovate in questo tab indicatori, se andate qui scendete, cioè l'incrocio EMA. In sostanza una parte grafica che trovate anche su TradingView, ovviamente in quanto Atani utilizza comunque tutta la struttura di TradingView, però su Atani è gratuita anche la parte che è invece a pagamento alcune volte su TradingView. Allora quello che fa in sostanza l'incrocio EMA è indicarvi con un X, quindi un piccolo X, l'incrocio di due medie mobili esponenziali, in questo caso molto utili per accelerare quello che è il punto di ingresso, in quanto le medie mobili hanno il problema della lentezza. Se noi utilizziamo le medie di natura esponenziale andiamo a utilizzarle un po' a livello proprio operativo, quindi attendiamo quello che è magari un incrocio delle due medie per fare la nostra operatività. Intanto vi aumento quelle che sono magari le e vi cambio anche i colori, così utilizziamo i nostri soliti, eccoli qui, e aumento anche un po' la grossezza così riusciamo a vederle meglio. Allora ragazzi, in sostanza si vedono anche queste indicazioni qui con queste X, queste croci un po', e già questo ve la dice lunga, perché in alcune situazioni vedete su Luna hanno dato anche importanti segnali, come ad esempio in questo punto qui dove è avvenuto questo ingresso long che poi è andato a chiudersi addirittura qui, se facevate il famoso stop and reverse. Questa cosa è molto interessante perché ci dà anche un'informazione molto utile sul fatto che su strumenti estremamente trend following questi tipi di indicatori funzionano molto bene. Se non che ragazzi, siccome io sto cercando proprio questo tipo di trend, vedete qui in questa parte in basso, queste due medie potrebbero tra poco incrociare. Allora cosa faccio? Anticipo leggermente quello che è l'incrocio della media, perché l'incrocio della media ha una sua natura lenta e quindi entra sempre troppo tardi su uno strumento, quindi io provo ad anticiparlo immaginandomi che fra 2-3 giorni questa cosa avvenga, quindi mi assumo un rischio sulla base che tutto fili liscio su da questo punto di vista, e ovviamente vado a inserire quelli che sono i miei ordini. Quindi secondo me questo incrocio delle due EMA avverrà sull'una tra un paio di giorni circa, quindi indicherebbe il long su Luna, e questo long è anche confermato poi da un punto di vista di analisi ciclica. Ovviamente ragazzi, questo è un passo in più da trader pro, cioè andare ad utilizzare poi l'analisi ciclica, perché ovviamente è un vantaggio enorme che vi dà anche sulla possibilità di fare meno errori, diciamo, da questo punto di vista. Però in sostanza noi possiamo utilizzare semplicemente questo indicatore, quindi attendere questo incrocio significherebbe aspettare molti giorni, potremmo avere poi Luna qui a 80, magari qualcosa del genere, sto un po' esagerando, capito, però potrebbe essere in effetti così, e se Luna poi sale insomma in questa zona diventa troppo tardi, allora anticipiamo. Allora, questa cosa mi porta poi a indicare il livello di ingresso. Il livello di ingresso deve essere sempre indicato dal prezzo, quindi o compriamo mentre il mercato fa un leggero dip, in questo caso non è un controtrend ragazzi, vi faccio vedere perché. Perché il trend in questione, vedete, è iniziato su questo minimo e sta
facendo un trend di natura laterale rialzista, quindi non è un controtrend. Sarebbe un controtrend se io vado a cercare di tradare questo trend mettendomi qui lì long, quando qui un trend del genere di 6 mesi non è iniziato. Ma se io vado a ragionare da questo minimo a questo minimo, vedete, sono al rialzo, quindi semplicemente non sto facendo un controtrend, sto immaginando che questo trend creato così di luna continui al di sopra di questo livello, cosa abbastanza possibile, perché in effetti siamo su un nuovo ciclo, insomma, e anche perché stiamo attendendo su Bitcoin la inversione poi del ciclo semestrale e quant'altro, quindi c'è tutto un discorso dietro. Quindi a quel punto cosa vado a fare, ragazzi? Vado a immettere un ordine, ma mi proteggo dall'ordine e dico: ok, comprami Luna, ma lo compro adesso, lo compro in più in basso. Ci sono due modi differenti. Adesso immettiamo intanto un ordine che è nella fase rialzista e poi lo rimettiamo anche nella fase di bassista, ragazzi. Ah, vi ricordo anche che tra l'altro la Tani è gratuita, ragazzi, quindi potete scaricarla assolutamente in maniera gratuita. Mi dimentico sempre di dire queste cose. È gratis, quindi basta inserire una mail, scaricatela dal link in descrizione, ragazzi. Datemi una mano con IREF se non l'avete ancora provata, così la provate anche voi. Allora, in questo caso, vedete, c'è questo livello da breccare come livello di resistenza, che è 60.61 dollari sui prezzi Bitfinex per quanto riguarda Luna. Io a questo punto cosa faccio? Provo, rischiando un pochettino, il livello di ingresso a 61.5 e vado su questo tab, che appunto è quello di Atani, ragazzi. Vedete, qui c'è il vendi e qui c'è il compra. Io mi metto su compra, dopodiché non inserirò un prezzo di ordine a mercato, ma a stop market. Significa che solo se il prezzo di mercato arriva al livello che io indico, la macchina, quindi il bot dentro questa piattaforma, mi farà l'operazione long. Se il prezzo non ci arriva, cioè se non sale poco poco, ragazzi, io non comprerò. So che molti di voi non capiscono ancora questa cosa, ma si può anche entrare su uno strumento finanziario non solo quando scende, ma anche quando sale, aspettare che arriva a un prezzo che magari è il breakout di una resistenza importante, dopo la quale io mi aspetto magari la continuazione di un trend e dico: ok, comprami, va bene, però solo se rompe lì, perché se non rompe lì ho paura che poi va di nuovo giù e quindi non voglio entrare ora. Però mentre sto dormendo magari tocca quel livello di prezzo e mi va su. Invece con questo tipo di piattaforma noi abbiamo la possibilità di automatizzare utilizzando lo stop market, quindi il prezzo stop, ragazzi, approfonditelo, poi magari lo tratteremo, insomma ci sono 2000 tutorial che abbiamo anche in Academy dove spiego queste cose, oltre ovviamente ai corsi. Allora, vado a inserire un prezzo stop a 61.6 e dico alla macchina: in pratica, se arriva a 61.6 Luna, vammi a comprare 3.000 dollari e immettimi questo ordine. Ok, ragazzi, vedete, l'ordine è stato immesso. Detto fatto, ragazzi, tutto molto molto semplice. L'ordine è stato anche inserito, ci viene indicato, vedete qui. Allora, questo è un ordine stop market che mi farà entrare su Luna al momento del superamento di 61.6. Allora, c'è un po' rischio su questa operazione. Io vi sto facendo una lezione di trading, ragazzi, per indicarvi delle idee, delle strategie. Questa precisa, identica operazione, quindi proprio in questo tipo di esempio, c'è un rischio, perché l'analisi ciclica mi sta indicando che un break anche di quei livelli potrebbe essere un po' fake, dovuto al fatto che siamo a 20 giorni di fase rialzista di Luna e perciò in questo caso un'operazione del genere è molto bisogna attenzionarla. Quindi mentre abbiamo impostato quella che è la nostra operatività al rialzo, che vi ripeto non è un'operatività must, ma è un'operatività da esempio, dobbiamo poi impostare come uscire. Quindi io so che questa operazione è estremamente complessa per quello che vi ho detto, ma sono entrato utilizzando l'incrocio EMA delle medie, andatela a vedere sul grafico, ragazzi, come si va a creare. Dopodiché ho immesso il mio livello e stop, ragazzi, ok? Quindi se il mercato mi entra qui tra domani e dopodomani, questa operazione andrà long. Dopodiché andrò a gestirla utilizzando trailing stop immediato, ve lo dico subito proprio perché questa operazione è estremamente complessa,
e andrò a gestirla in base alle candele daily che Luna va a creare. Quindi giorno dopo giorno seguirò questa operatività. Se poi voglio comunque cancellarla perché magari fra qualche giorno le cose cambiano sui mercati, mi basta andare, vedete, qui sulla piattaforma Tani, cliccare la X e via col vento. Si è cancellata la nostra operazione. Va bene ragazzi, allora prima lezione di questo nuovo corso, come impostare un'operatività. Vi ho fatto vedere un trade che secondo me può essere utile da fare nei prossimi giorni. C'è anche un secondo trade che potremmo impostare su Luna, cioè un acquisto in buy the dip, ma non in questa giornata, nelle prossime giornate, quando andrà in chiusura del ciclo mensile. Di questo ne parleremo poi nei prossimi video. Per oggi è tutto ragazzi, come sempre su coi pollici, su coi commenti, che ne pensate di questa cosa, e se mi sono mangiato qualche idea, qualche concetto, aiutate tutta la community andando a scrivere nei commenti quello che pensate e aggiungendo valore, perché tutti per uno, uno per tutti, e l'unione fa la forza. Ciao!